candidati e vi assicuro che c'è tanta voglia di partecipare e di incidere. Proprio, vedono le difficoltà dei comuni, i cittadini si stanno accorgendo finalmente che i comuni sono in difficoltà, hanno poche risorse a disposizione e quindi pur di non mandare, diciamo così, in malora determinate cose, vogliono essere protagonisti. Io lo sto vedendo, ad esempio, vi porto un esempio perché si parla poi appunto di volontariato, noi stiamo mettendo a posto delle scuole, no? col contributo delle famiglie. I genitori dei bambini sanno che le risorse del mio comune sono quelle che sono, quindi si sono autotassati, siamo andati proprio 2 settimane fa a pitturare una scuola elementare, tra 2 settimane andremo in un'altra, e c'è proprio questa voglia di essere protagonisti, di poter incidere, no? nelle scelte, nel lavoro che un'amministrazione fa. E veniamo al tema di oggi. Noi viviamo, io penso che la Liguria ha una consolidata tradizione, no? di impegno e di attenzione nell'ambito sociale e del terzo settore. E purtroppo io nei 3 anni di consiglio regionale ho visto quanto lo Stato ha ridotto drasticamente le risorse alla regione e quindi automaticamente anche ai comuni e quindi i comuni alle associazioni che comunque lavorano per i comuni. È stato quasi azzerato il fondo, è stato azzerato il fondo per non autosufficienza, dove la regione con propri soldi ha messo un po' di risorse, ma anche il settore sociale c'è stato un taglio assolutamente drastico e questo si ripercuote poi nei servizi al cittadino, si ripercuote poi nella vita anche delle associazioni, no, che lavorano proprio nel settore. E un esempio su tutti, e ho concluso, di buon governo, secondo me, è proprio il test unico del terzo settore, che è un risultato importante perché dopo anche una condivisione, no, che c'è stata nei territori, nel coinvolgimento delle associazioni, c'è stata prima una campagna di ascolto, poi dopo questa è stata l'approvazione, e è un risultato importante perché mette insieme le cooperative sociali, le associazioni, gli enti di volontariato, quindi è uno strumento importante anche per rafforzare il rapporto tra pubblico e privato e con la possibilità appunto dell'ente pubblico di esercitare un ruolo di regia e anche però allo stesso tempo meno di funzione diretta, no? Che invece è sempre stato così, quindi l'idea di una legge che in qualche modo faccia sistema, che metta insieme queste realtà sociali, è secondo me una cosa molto importante che può essere vista come un po' fiore all'occhiello di questa legislatura.